Massimino e Giovannino di Quarto Giaro. Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri. Buonasera, sono io. Sì, con chi parlo? No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è il telefono che fa, cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimino di Quarto, voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti? No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale. Ah. È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era una telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Ma non so chi siete voi. Noi siamo la Ma voi non fate i giochi in scatola? Li progettiamo. Ha messo giù la Tamarri. Benvenuto. Ti invitiamo a rimanere in attesa. Sì, sta qua. A tutta birra. Pronto? Pagnotta. Pronto? Pronto? Ciao. Sì. Pronto? Chi è? Mi sei... diga. Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti? Sì, diga. Dico, ciao, sono Giovannino. Ciao, dici. Ma non riesco, sei strano sei. Senti, io, tu vendi giochi in scatola? Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo. Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, non quelle cose complicate, che mio zio ignorante, a me, san cazzo sa. Come? Ma quando guarda più qualche non capisce una minchia. Sto parlando. Che cazzo fai, coglione? Stai calmo. Che non è che poi, hai capito? Cosa? Vabbè, senti, allora passi in negozio? Va bene. Stai calmo, coglione. Che cazzo fai, oh? Chiudi il telefono adesso. Così. Ciao grande. Ciao. Passi il negozio più tardi. Ciao. Pronto? Sì, pronto, sono Massimi di Quarto, stavo facendo la foca. Senti, voi avete i giochi in scatola? Sì. Allora, praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in casa domiciliari insieme. Non si sopportano. Siccome un giorno sì, un giorno no si pigliano a coltellate, stavo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola? Che può funzionare per... Tieni conto che uno è semianalfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona. Punterei a qualcosa di facile, attratto. Ok, ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca. No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta. Tipo? Flamecrafter. Francesca? Flamecrafter. Scusa, non ho capito. L'isca? No, Flamecraft. Sono ignorante, scusa, c'ho la terza media. No, vai tranquillo, vai tranquillo. Frisca? Posso trovarvi, faccio un po' di Italy. Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere. Tu, Pippi? No. Ah, facciamo una canna, dai lì. Vabbè, allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'è. Va bene, ciao. Okay, come ti chiami? Coso? Alberto. Va bene, cosa? Ciao. Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha? Negozio. Sì, qualcosa sì. Ecco, senti, io te lo dico subito, praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere. Ma forse un qualcosa tipo Similjenga magari. Similjenga che sarebbe? Similjenga, la torre quella di legno. Che quella magari è solo di abilità di mano. Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona? No, c'è la torre montata e se deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre. Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla? Esattamente, sì. E poi a chi crolla ha perso. Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo? E allora vediamo. Sì, è un bel gioco, però non ci ho mai pensato. Gioco di merda. E... non lo sa. Schifo di gioco. Ma quanto ti fa costare poi? Mi viene anche un po' da dire che la torre è alta. Come? La torre è alta tanto. No, una ventina di centimetri.
pure. E quindi ci sta. 15 euro? Vabbè, dai, non è cara. È fatta con i pezzi di plastica o di tipo qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, sono della tipologia. Cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo, Prego. Ti ringrazio. Arrivederci. Buona giornata. Che gioco è stato? Che schifo! Era 15 centimetri del cazzo, pensa il carcerato che te la spacca. Fa paura! Panico, panico, panico! Che tristezza di merda! Paura! Ma